Alberto, che hai fatto? Hai preso già i striscioni, i manifesti, sai tutto. Siamo pure un terzo, se abbondiamo, se abbondiamo nei numeri, ce l'abbiamo pure un terzo. Buongiorno. E qui parte l'aggruppamento. Che vanno a sgombrare le associazioni che fanno il team da politica qui a San Lorenzo. Manifestazione in sostegno della palestra popolare e di tutti gli spazi colpiti in questi giorni dai provvedimenti di bando della delibera 104 del Comune di Roma. Vi preghiamo di disporvi sulla piazza in maniera che tra poco, tra 10 minuti, iniziamo a sfilare in corteo per le strade di questo quartiere, per ribadire ancora una volta che gli spazi sociali sono un valore di questa città e che non meritano di essere trattati come degli spazi commerciali o come dei valori catastali. Avremmo preferito continuare a fare attività sportiva e attività in favore della cittadinanza piuttosto che dover manifestare per i nostri diritti, ma siamo ben consapevoli e ben felici di essere quelli disposti a dire no, disposti a dire no ai soprusi istituzionali, disposti a dire no al clientelismo, disposti a dire no alla criminalizzazione degli spazi sociali. Bene, oggi siamo qua perché siamo contro la criminalizzazione degli spazi popolari e degli spazi sociali. In questa città il governo come la giunta comunale non si fanno problemi a prendere gli spazi, a rendere uno spazio clientelare, a venderlo ai privati, e sappiamo benissimo di quello che ha fatto la giunta comunale con quella fuffa che è la delibera 104, perché noi non ci facciamo mettere i piedi in testa da chi si riempie la bocca contro la repressione, come è successo a Pisa questi giorni, che non è diverso da chi invece in tutti questi anni ha massacrato i diritti sociali dei lavoratori, degli studenti e delle classi popolari.
Queste strade ci appartengono perché le abbiamo attraversate con la nostra vita, le nostre lotte, le nostre famiglie, i nostri bambini, e per questo ci siamo guadagnati il diritto di poterle occupare, di poterle far vivere secondo il modello e secondo le idee che abbiamo maturato in tanti anni di battaglie. Al fianco della palestra popolare, perché quella per la palestra è una lotta parallela al Cinema Palazzo, al Branca Leone, a Luce Siesta e a Spin Time e a tutti quegli spazi che rischiano di essere meno di ciò che sono per via di un governo fascista. Un governo fascista che mentre dall'altra parte del mondo è in corso un genocidio del quale non si può parlare altrimenti si rischiano le manganellate e che vede la gente morire di fame e non avere una casa, si occupa di privare un quartiere, un'intera città di uno spazio che da oltre 20 anni fornisce un'alternativa al capitalismo, al sessismo, all'abilismo e al razzismo, che fornisce uno sport realmente popolare e accessibile a tutti. Tutti quanti siamo solidali con l'idea che uno Stato e un Comune dovrebbe prestare maggiore attenzione ai cittadini che rivalutano territori e situazioni degradate, e per questo siamo contro queste delibere e contro quello che sta succedendo. Ci associamo alla Palestra Popolare e a tutte le associazioni, ringraziamo Caio, ringraziamo l'Arci e speriamo di continuare questa lotta tutti insieme. La nostra presenza c'è, cioè. Poi l'Italia non è nata, andiamo a guardare. La verità è che non ci siamo riusciti, ancora una volta abbiamo dato la risposta più corretta, la presenza democratica delle persone nelle strade di questo quartiere e della città. Per lottare contro tutto questo e difendere questi spazi significa proprio questo: far rispettare quelle che sono le nuove generazioni, parlare effettivamente con una cultura diversa che è del consenso.